l'Andrangheta faceva affari in mezza Europa, approfondimenti su Stige. Precari, la regione ha una nuova legge. 18 milioni per le scuole e riformulate le graduatorie. Fermato l'uomo che ha aggredito la suocera dell'assessore Tucci. Influenza, regole dall'ASP per evitarla. Firmato ieri dai presidenti Tribunale Ordine Forense, Locri, protocollo giudici avvocati per processi più efficaci. Benvenuti al giornale delle mie. Cominciamo dall'operazione Stige effettuata ieri dalla procura di Catanzaro sull'asse Calabria-Germania con 169 arresti e tra questi anche alcuni amministratori. Oggi l'approfondimento che riguarda l'Andrangheta che faceva affari in mezza Europa. Sentiamo in che maniera. Da Ciro Marina alla Germania, passando per il centro e il nord Italia, conquistando il monopolio in diversi settori imprenditoriali, leader indiscussi nell'economia e capaci di controllare direttamente enti locali e decine di aziende. Quando in Calabria si pronuncia il nome della cosca Farao Marincola, la mente va subito ad uno dei locali di 'Ndrangheta più antichi della regione. Un potere conquistato sul campo, capace di progredire e svilupparsi nel tempo. L'operazione STIG, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e condotta ieri dai carabinieri del ROS del comando provinciale di Crotone, ha svelato questa capacità di adeguarsi ai tempi con ordinanze di misure cautelari nei confronti di 169 persone. L'anziano boss Giuseppe Farao, 71 anni, detenuto nel carcere di Opera a Milano, aveva capito questa esigenza di evolversi al punto da indicare la strada. Basta violenze relegate agli uomini di secondo piano e via libera agli investimenti. Finita dunque l'epoca delle infiltrazioni, l'Andrangheta ha piazzato i propri uomini alla guida di importanti aziende. In manette, infatti, il presidente della provincia e sindaco di Ciro Marina, Nicodemo Parrilla, il sindaco di Strongoli, Michele Laurenzano, quello di Mandatoriccio, Angelo Donnici e diversi amministratori locali. Manetti ai polsi anche di tanti imprenditori. Volti più o meno puliti dell'economia non solo calabrese, una infinita rete di contatti e di affari con 57 società sequestrate insieme a 70 immobili e 400 autoveicoli per un importo complessivo di oltre 50 milioni di euro. Un potere, il loro, capace di corrompere e di legare politici a doppio filo al punto che nelle ultime elezioni comunali di Ciro Marina del 2016 entrambi i candidati erano espressione della cosca. Affari sempre più sporchi e tutti da chiarire, come quelli nel settore dei rifiuti speciali, con una inquietante intercettazione in cui i boss facevano riferimento espliciti a decine di viaggi al giorno per portare in Calabria rifiuti speciali dell'Ilva di Taranto. Numeri importanti dunque, al punto da fare dire al procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, che si tratta della più grande operazione fatta negli ultimi 23 anni per numero di arrestati. Non nasce a caso, ma il frutto di un progetto, di un'idea. Sono serviti 1000 carabinieri per portare a termine questa immensa operazione, al punto che anche il comandante generale dell'arma, generale Tullio Del Sette, ha voluto presenziare alla conferenza stampa di ieri. L'ex assessore Federica Rocisano in conferenza questa mattina alla Lamezia Terme. Sentiamo un passaggio. Le cose che sono state fatte basta verificare con un semplice foglio presenza, dal momento che i membri della struttura presentano dei badge, devono badgeare all'interno della regione Calabria, ci sono dei membri della struttura che hanno dei record di presenza di 2 volte al mese, e quando io ho espressamente detto al presidente che c'era un pezzo della struttura, che tra l'altro era della mia provincia e del mio territorio, che non era mai presente e non era utile secondo me all'attività dell'assessorato, per tutta risposta c'è stato lo spostamento formalmente sempre nella mia struttura, ma anziché badgeare al primo piano beggiava direttamente al decimo. È vero che non ho nessuno della segreteria politica o nessuno del partito, nessuno che mi sta qui a supportare, significa che veramente il mio lavoro è stato totalmente indipendente e autonomo anche dal mio stesso partito. Ho detto che era completamente all'oscuro rispetto a quello che era accaduto e che stava succedendo all'interno della giunta, e mi ha detto che non ne sapeva nulla. Poi di quello lì che si sono detti nelle stanze della politica, nei caminetti, ecco, ai quali io
ho sempre scelto di non partecipare, anche quando ho instaurato dei rapporti che mi sono tra l'altro stati anche rimproverati poi a distanza di tempo con il livello romano, instaurando rapporti forti e leali con il ministro Poletti, con il sottosegretario Bobba, con la ministra Fedeli e con altri colleghi del partito, mi sono sempre tenuta un pochettino distante dai caminetti della politica regionale, perché penso che tra continuare a parlarci tra di noi e dedicare invece il tempo a parlare con gli altri, ho sempre preferito parlare con gli altri. Ma rimane nel PD? Rimango nel PD, è il mio partito e rimango nel partito. Federica Lucisano, lei si è definita come persona non a disposizione, ha fatto un riferimento delle pressioni politiche, da parte di chi e perché? Da chi pensava di avere una... come è stata definita, una bottiglia nelle proprie mani da spostare da una parte all'altra della Calabria. Io non sono stata questa, non ho risposto a richieste che sono state fatte, politiche e meno politiche, sia di incontri o di azioni e di risposte da dare, e questo probabilmente ha dato un po' sui nervi, diciamo, ad una parte politica che pensava di avere investito su un oggetto e non su una persona indipendente autonoma che sposava non delle persone ma che sposava un progetto politico. Lei sta estromessa insomma perché è troppo indipendente, ma da parte di chi? Sicuramente da persone che sono vicine al Presidente della Giunta, perché non penso che tutte le stesse voci pesano allo stesso modo nelle orecchie del Presidente della Giunta. Sicuramente sono state persone estremamente vicine a lui che hanno definito e deciso questo destino, che sicuramente, come io avevo anticipato anche al Presidente il 2 gennaio nel nostro incontro, hanno brindato anche perché finalmente avevano ottenuto il loro obiettivo e quindi diciamo l'hanno vinta loro. Le era stato chiesto anche di dimettersi? Mi era stato chiesto di dimettermi, certo, però questo strideva con quella che è la mia storia personale, la mia coscienza personale. Ma come mai era così scomoda Federica Recisano? Lei lo sa? A questi suggeritori del Presidente, perché era così scomoda? Era scomoda perché non era comoda, cioè non era una persona che a comando parlava o a comando taceva o a comando andava o a comando diceva sì. Il merito di aver fatto delle cose che sul sociale e anche in merito di lavoro non erano mai state fatte. Riconosco una distanza totale dai territori con il livello nazionale, ma diciamo che i miei ideali, cose in cui credo ancora, rimangono vicine al PD. 2 anni di lavoro, lei ha detto in grande condivisione, c'è una cosa che si rimprovera? Una cosa che mi rimprovera è quella di essere stata troppo tenera, diciamo troppo gentile con il livello burocratico tantissime volte, di aver denunciato quelli che erano in ritardi forse troppo tardi e di non aver persistito settimanalmente a dire, ma non l'ho fatto per una specie di deresponsabilizzazione personale, quelle che erano gli ostruzionismi, scusate, o il mobbing che veniva fatto all'interno del Dipartimento stesso. Oltre agli uffici ha ricevuto anche lei azioni di mobbing o comunque di isolamento politico, perché l'abbiamo un po' visto nei giornali, quindi è una domanda più che altro retorica. Sì, diciamo che l'isolamento politico è stato il mio quotidiano, però è stato corrisposto da un accompagnamento totale e condiviso di talmente tante persone che alla fine dell'isolamento politico di quei pochi soldati, diciamo, me ne sono accorta poco. L'isolamento politico, devo dire la verità, era stato chiaro ed evidente ad esempio durante la manifestazione fatta all'ospedale di Locri, quella manifestazione dove ero stata fortemente contestata e che mi ha visto sola perché qualcuno proprio quella mattina aveva convocato una riunione del partito a Reggio Calabria. Revoca dell'incarico assessorile alla Roccisano, reazioni oggi a catena tante, ma intanto registriamo quelli al nostro graffiatore di ieri sera del consigliere delegato all'agricoltura Mauro Dacri, che era l'ospite per l'occasione. Ma cosa ha fatto di male questa Roccisano? Ma guarda, così un fulmine a ciel sereno, via, è stata, che poi allora lavoro, sanità, agricoltura e turismo sono 4 deleghe importanti che sono, guarda, adesso. Quando io ho questa concezione, io quando mi sono candidato e sono stato eletto, io chi sono? Io sono una persona eletta che deve portare le istanze dei cittadini, quindi deve essere una persona che amministra non l'azienda privata, ma la cosa pubblica, non ce lo dobbiamo dimenticare.
queste cose. Quindi ognuno di noi in un momento storico, io in questo momento storico ho potuto avere la delega all'agricoltura e quindi impegnarmi, e quello che ho fatto non l'ho fatto perché lo dovevo fare, perché io dico pure una cosa: per quello che noi facciamo veniamo pagati. Quindi il nostro datore di lavoro è la Regione Calabria, che ci pagano i cittadini, e quindi noi abbiamo l'obbligo di servire. Se a un certo punto ci potrebbe essere qualche collega, qualcuno che può dare di più, noi non dobbiamo esitare a metterci da parte e dare la possibilità a qualcun altro di fare meglio. Ho letto, almeno per quello che dice la stampa, insomma, queste situazioni sono create con altre, Gaetano, Sebi Romei, insomma, che c'è di vero secondo te per le dimissioni, per essere stata esclusa? Ma guarda, anche perché stavo lavorando bene, insomma. Ma guarda, io penso che chi amministra, in questo caso chi ha il compito di avere la sintesi, come il Presidente Oliverio, che giustamente ha una visione, mentre io ho una visione, pur essendo consigliere regionale, cerco di avere una visione di tutto, ma se ho una delega specifica, ho una visione solo magari sul mondo, magari chi è come il Governatore, che ha una visione dell'insieme, poi amministrare la Regione Calabria, ma non è facile in questo momento storico, come non è facile amministrare un comune, no? Con mille difficoltà che ci sono, mille esigenze. Oggi ci dobbiamo rendere conto che da qualche anno a questa parte è cambiato il modo di gestire. Una volta non c'era pareggio di bilancio, quindi i conti devono essere a posto, per fare un impegno di spesa bisogna avere la copertura, non accumulare più debito. Io dico, per fortuna sono cambiate le regole, perché forse negli ultimi anni abbiamo vissuto sopra le nostre possibilità. Anche la nostra emittente ha sviluppato un editoriale, lo sentiamo, sentiamo il direttore Pittari. Oliverio silura la Roccisano, così in primo piano il Quotidiano del Sud, una notizia che è stata ripresa da tutti i giornali regionali, tutti hanno posto all'attenzione ampi titoli, ma noi siamo, come si dice, posti all'altra parte della barricata. Non vogliamo seguire quel che questo ondato di conformismo pone. Noi stiamo, io personalmente sto con la Roccisano, e dirò il perché. Non bisognava attendere 2 mesi dalle elezioni perché il presidente della giunta regionale, il nostro governatore, silurasse l'assessore al welfare. Ma perché dico queste cose? Se voi mi domandate chi sono gli assessori regionali, io vi dirò: non conosco i nomi e nemmeno le loro facce. Se sono venuti qualche volta dalle nostre parti, sono venuti prendi e fuggi, non hanno inciso minimamente su quella che è la realtà territoriale. Bene o male, questa ragazza di casa nostra rappresentava la giunta regionale, si rendeva interprete dei sentimenti della gente, dialogava con la gente, era interprete di quelle che erano le aspettative delle figure importanti della nostra realtà. Ora, dice il governatore, avevo consigliato o avevo detto di dimettersi, lei non l'ho fatto, l'ho fatto io invece d'ufficio. Il PD, che è un partito dalle ampie vedute e dalle grandi prospettive, non avrebbe dovuto consentire in questo particolare momento una presa di posizione che semmai se c'era da bocciare la giunta regionale nel suo insieme. Io non ho visto niente di nuovo sotto questo sole agostano e nemmeno in quelle tiepide giornate autunnali o primaverili. Ho visto sempre il buio pesto. Ho parlato con tanti esponenti del PD, tutti hanno posto alla nostra attenzione e alla loro riflessione gli argomenti che hanno caratterizzato in questi 3 anni la vita della nostra regione. Tutti o quasi hanno detto che si sarebbero aspettati ben altre cose. E allora diciamo, se in tempi passati, in questi ultimi mesi, tutti hanno detto che ci sarebbe stato il rimpasto, che non vi era più posto per l'assessore Roccisano, e poteva anche andarci in quelle circostanze una presa di posizione del nostro governatore. Però nel momento in cui vengono ad essere indicate le elezioni per il governo nazionale e per il Senato della Repubblica, mi sembra strano che una presa così di petto potesse suonare le grandi carcasse che spesso stuonano.
dice, avevo chiesto all'assessore le dimissioni e quindi è arrivato il ritiro delle deleghe. Ma se nel momento in cui chi senza peccato scagli la prima pietra, io credo che questo tipo di discorso avrebbe dovuto essere fatto a tutti. Abbiamo parlato di lavoro e se per caso era presente soltanto dalle nostre parti della Rocisano. Se si parlava della sanità e lei è stata al centro di aspre polemiche proprio perché mancavano le figure principali in quel di Locri della giunta regionale. Il governatore non vi era, l'assessore del ramo nemmeno, soltanto la gente, la base protestava per l'ospedale, ma niente altro. Si parlava di altri problemi di occupazione, io non ho visto mai le figure di spicco primeggiare. Se abbiamo atteso tempo e poi la magistratura ha messo a tacere tante cose, dalla sera alla mattina poi nasceva una nuova giunta. E allora se ciascuno è senza peccati e deve schiergliare la prima pietra, io penso che nessun elemento e nessuno di noi avrebbe alzato la mano per scagliarti contro Federica Rocisano. Io sto con lei e questo non è perché io con lei non ho rapporti se non di saluto, non ho mai sposato una certa causa per quel che riguarda le elezioni. Abbiamo come socialisti votato uno esponente di primo piano della giunta, anzi tra gli eletti al Consiglio regionale della Calabria e siamo orgogliosi di averlo fatto. Oggi riveste una carica importante perché i socialisti hanno inteso, non essendo presenti nella competizione, convogliare i voti su un personaggio che sicuramente avrebbe cercato perlomeno nell'ambito della propria giovinezza di insaldare determinate file e rappresentare il volto nuovo in questa nostra giunta regionale. Il futuro della Regione Calabria dopo la revoca della Rocisano e altri movimenti che ci saranno a cavallo delle parlamentarie, sentiamo come sarà quello che si sa oggi sul rimpasto possibile di giunta. Con la revoca delle deleghe a Federica Rocisano si apre alla cittadella di Catanzaro una nuova fase, quella che si era inaugurata dopo l'inchiesta a Rimborsopoli, che aveva dato il via libera alla giunta tecnica, sempre definitivamente tramontata, anche per l'adesione ufficiale di Antonella Rizzo al partito di Grasso. Ma non è solo una questione di formule, ma anche di contenuti. Se in alcuni settori i cosiddetti professori hanno prodotto risultati tangibili, come ad esempio sui trasporti o la logistica, altrettanto non si può dire in altri comparti, in primis il lavoro, settore complicatissimo, ma rispetto al quale i risultati non sono stati sufficienti. Il presidente della giunta regionale calabrese Mario Oliverio, quindi con ogni probabilità, effettuerà un rimpasto per rilanciare la sua azione di governo, almeno per il tempo che resta. Trovare la quadra del cerchio non sarà però semplice, perché il momento politico è quello che è. Non ci riferiamo solo alle imminenti elezioni, ma anche alla partita della sanità che rimane sempre sullo sfondo e che ha rappresentato una delegittimazione del governatore Oliverio da parte del governo e del suo stesso partito, che a parole ha sempre sostenuto la sua battaglia, ma nei fatti non ha mosso una foglia. Allora Oliverio è chiamato davvero a scelte che non sono più rinviabili, anche perché il tempo della legislatura corre e c'è il rischio che già dal 5 marzo si apra la campagna elettorale per le regionali calabresi. Molto più probabile una giunta con alcuni dei tecnici che verranno confermati e la giunta di qualche politico. Non ci sarà Enza Bruno Bossio, che ieri in una nota ha ribadito la sua intenzione di candidarsi alle politiche. D'altronde, l'alternanza uomo-donna richiesta dalla legge elettorale e il suo peso politico su Cosenza sembrano tenerla al riparo da qualsiasi sorpresa.
Squadre del comando provinciale sono intervenute nel comune di Maida per un automezzo agricolo ribaltato. Un trattore agricolo munito di scuotitore, leggiamo, per causa in corso di accertamento si è ribaltato, deceduto il ragazzo che si trovava alla guida del mezzo. L'intervento dei vigili del fuoco è valso la messa in sicurezza del mezzo che si trovava in tratto di terreno in forte pendio, consentendo il recupero del corpo del malcapitato. Sul posto subito i carabinieri della locale stazione per quanto di competenza. E adesso la scuola per quanto riguarda fondi e anche la riformulazione di determinate graduatorie. Sentiamo i 18 milioni in arrivo. Con riferimento all'avviso pubblico rivolto agli istituti scolastici pubblici per l'acquisizione di nuovi metodi didattici, laboratori e dotazioni tecnologiche, il Dipartimento Istruzione comunica che ha approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva. Dalla valutazione effettuata dal settore istruzione della Regione Calabria, per l'azione risultano ammessi a finanziamento 265 progetti di scuole calabresi, con un investimento di circa 12 milioni di euro. Altresì, l'amministrazione regionale ha preso atto degli esiti della valutazione della Commissione per l'azione e ha approvato la graduatoria definitiva di 279 interventi valutati, di cui 275 interventi ammessi a finanziamento per un ammontare complessivo di 6,8 milioni di euro. Le scuole hanno, dice il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, la priorità nell'agenda quotidiana della Giunta. Abbiamo infatti allocato importanti risorse, sia comunitarie che statali, per la messa in sicurezza e l'apertura di presidi della cultura e della conoscenza. Ora pensiamo ai nativi digitali, dotando le aule di strumenti tecnologici per renderli più competitivi in Italia e nel resto d'Europa. Ci fermiamoci alla pubblicità, tra poco. Firmato ieri dai presidenti Tribunale e Ordine Forense a Locri, protocollo giudici-avvocati per processi più efficaci. Il protocollo per la disciplina delle udienze penali è stato firmato ieri presso il Palazzo della Giustizia di Locri. Obiettivo è quello di rendere più efficaci le attività dinanzi al Tribunale per un migliore svolgimento delle udienze penali nel rispetto della normativa vigente. Il protocollo è stato firmato dal presidente Rodolfo Palermo, dal procuratore capo Luigi D'Alessio e dal presidente dell'Ordine degli Avvocati Gabriella Mollica. Tra i principi dell'atto, quello di assicurare una ragionevole durata di ogni processo, garantire il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa in ogni fase, rispettare la dignità di tutte le parti e osservare rigorosamente tutte le norme sostanziali e processuali. Al fine di verificare le funzionalità del protocollo è stato inoltre istituito un osservatorio permanente presso il Tribunale Locrese. All'osservatorio spetterà il compito di vigilare ed eventualmente segnalare le irregolarità, ma anche di redigere e avanzare proposte migliorative. I carabinieri della stazione di Caulonia Marina hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto Sorin Dumitru Ciocotisan, romeno, accusato di rapina aggravata. La vittima era, ricordate, ne abbiamo parlato, la suocera dell'assessore alla bilancio del comune di Caulonia Tucci. Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Caulonia Marina hanno sottoposto a fermo d'indiziato di delitto Ciocotisan Sorin Dumitru, 39enne romeno, accusato di rapina aggravata ai danni di un'anziana signora. I fatti contestati risalgono alla mattinata di venerdì scorso, quando l'anziana vittima stava passeggiando in via Brooklyn di Caulonia Marina, quando improvvisamente un uomo corpulento, alto circa 1,80 m e vestito con abiti scuri, identificato successivamente in Ciocotisan, l'ha colpita con un pugno alle labbra, scaraventandola a terra. Il romeno, approfittando dello stato di temporanea incoscienza della donna, le ha strappato di mano il portafogli, dandosi subito alla fuga. Le prime testimonianze raccolte sul posto hanno consentito ai carabinieri di ricostruire il tragitto percorso dal rapinatore, lungo il quale sono dislocate alcune telecamere che lo hanno ripreso durante la fuga a piedi. Dopo ininterrotte ricerche per le vie di Caulonia Marina da parte dei militari dell'arma, l'uomo veniva individuato nei pressi della fermata dei pugni di via nazionale. Dall'analisi delle immagini acquisite, l'aggressore, subito dopo essersi appropriato del portafogli, era entrato in una vicina tabaccheria dove, dopo aver scambiato in monete la banconota di 20 euro, si era diretto alle slot machine presenti per giocare l'intera refurtiva. Tratto in arresto, il romeno, espletate le formalità di rito, è stato assoggiato presso la casa circondariale di Locri, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Precari, l'argomento di questi ultimi giorni, tanti tutti ne discutono, anche l'ultima assemblea dei sindaci a Siderno. La Regione Calabria ha una legge, la sentiamo per i contenuti.
Si è svolto presso la prefettura di Catanzaro un tavolo tecnico convocato dal prefetto Maria Luisa Latella alla presenza delle organizzazioni sindacali, del dirigente generale del Dipartimento Lavoro della Regione, del funzionario regionale Pasquale Capicotto e del presidente di ANCI Calabria Gianluca Callipo per discutere sulle problematiche rispetto alla contrattualizzazione nei comuni calabresi dei lavoratori LSU e LPU per l'anno 2018. Nel corso dell'incontro Varone ha illustrato una proposta di legge della Giunta regionale in via di definizione, per via intesa con le organizzazioni sindacali e ANCI. La proposta, fortemente voluta dal presidente della Giunta Mario Oliverio, prevede misure volte al superamento del precariato e alla stabilizzazione di LSU e LPU, come la fuoriuscita volontaria dei lavoratori ultra sessantenni mediante incentivi al pensionamento o la mobilità volontaria territoriale dei lavoratori, che consenta di contrattualizzare ex LSU e LPU presso enti locali che dispongono di posizioni vacanti in organico. Nei prossimi giorni il presidente Oliverio e i dirigenti regionali incontreranno i rappresentanti dei ministeri del lavoro e delle funzioni pubbliche per definire ulteriori elementi funzionali alla conclusione del processo di stabilizzazione. Grazie infatti alla tornata di contrattualizzazione di ex LSU LPU avvenute nel corso degli ultimi anni, oggi è finalmente possibile parlare di concreto di stabilizzazioni. Il Dipartimento Lavoro infine convocherà nei prossimi giorni tutti gli enti locali in cui il provvedimento di proroga dei contratti relativi al 2018 sia ancora in corso di definizione, con l'obiettivo di superare eventuali criticità. Elezioni politiche, si fa sempre più un gran parlare. Allora, elezioni politiche e sempre più Toto candidature. Nella lucre di molti guardano al Parlamento, ed anche se nessuno lo dichiara apertamente, sono tutti vigili per trovare un posto adatto per essere nominati senatori o deputati. E si mormora che Matteo Renzi in persona abbia promesso un posto nel collegio a Vincenzo Linarello, leader del gruppo cooperativo Goel, il quale nel proprio statuto dice di perseguire il cambiamento della Locride e della Calabria nell'affermazione piena della libertà, della democrazia, della sussidiarietà, della giustizia sociale ed economica, del rispetto dei diritti delle persone e fasce sociali più deboli e marginali, del bene comune, delle comunità locali e dei territori. Vincenzo Linarello ufficialmente non si è mai sbilanciato, ma avrebbe confidato a qualche persona a lui vicina che non gli dispiacerebbe tentare la conquista di uno scranno parlamentare. Tra i nomi che circolano per una candidatura parlamentare c'è anche quello di Maria Carmela Lanzetta, ex sindaco della città di Monasterace ed ex ministro con Matteo Renzi. Secondo i ben informati, sarebbe il condizionale comunque d'obbligo sponsorizzata da Graziano Del Rio. Uno che torna di moda sotto elezioni è l'ex sindaco di Gerace Pino Varacalli, attualmente impegnato in Belgio come membro del Comitato Europeo delle Regioni, dove ha presentato tre pareri, sicurezza interna in Europa, fondi 2014-2020, per la formazione della giustizia e della cittadinanza e sui prodotti agricoli, trovando l'unanimità dei consensi all'interno della sala. E anche tra i più attivi, avendo ricoperto ruoli in ANCI ed in Federsanità, e pertanto è normale che il suo nome sia indicato tra gli aspiranti. Tra i papabili parlamentari si sussurra il nome anche dell'ex sindaco della città di Locri Francesco Macri, che è il referente territoriale per Forza Italia di Maurizio Gasparri. Un ruolo che lo pone nelle condizioni di vantaggio e se gli azzurri dovessero decidere di candidare uno della Locride, il suo nome è tra quelli in pole position. Non è da escludere neanche la candidatura del professor Ilario Amendolia, ex primo cittadino di Caologna ed ex presidente dell'Assemblea dei Sindaci, oggi a capo del coordinamento dell'Assemblea Permanente a difesa della Costituzione. Ci sarebbe, tra quelli in odor di candidatura, anche il sindaco di Cinque Fronde, Michele Conia, così come sembra ormai sicura la candidatura per il Senato dell'uscente Nico D'Ascola, appoggiato da Civica Popolare e tutto il centro-sinistra. Tra i nomi c'è anche quello di Rosanna Scopelliti, che con i centristi per l'Europa e che potrebbe essere inserita nel collegio Locrideo. Si tratta, è bene dirlo, di voci che fino ad oggi non hanno trovato alcuna conferma e quindi potrebbero rimanere tali. Il tempo per capire chi sarà candidato, del resto, ancora c'è, non sono da escludere sorprese dell'ultima ora.
Ancora nessuna traccia della mamma quarantenne di cui sono perse misteriosamente le tracce lo scorso 17 novembre. Stiamo parlando di Natalina Papandrea, scomparsa a Roccella. Si è tornata a parlare anche su Canale Nazionale. Ieri si è discusso anche da Barbara Russo a Pomeriggio 5. Perché io vado a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria, che è una zona che conosco molto bene, dove una mamma che è Natalina, 41 anni, con una bimba di 6 anni, è scomparsa da tanto tempo, perché è scomparsa dal 17 novembre. E pensate che questa mamma, bellissima, la vedete, tutte le mattine si alzava presto, andava a correre, per poi tornare a casa, farsi la doccia e preparare la sua bambina per portarla a scuola. Improvvisamente una mattina non è più tornata e quindi stiamo cercando di capire che cosa è successo. Noi partiamo così. Natalina ha 41 anni, il 17 novembre scorso esce di casa al mattino presto, come fa di solito per una passeggiata, ma non vi fa più ritorno e da quel momento si perdono le sue tracce. Come ogni mattina Natalina esce di casa, che è poco distante di qua, e passa davanti a questo bar. Il proprietario la vede ma non nota nulla di strano. La donna però quello stesso giorno, ma nel pomeriggio intorno alle 16, viene vista qui tranquilla da un altro testimone. Natalina è una figlia di 6 anni, vive con lei, con la madre e con una sorella. Al mattino presto, intorno alle 5.30, ama uscire per fare lunghe passeggiate su questo lungomare, il lungomare di Roccella, ma alle 7 ha sempre premura di rientrare per accompagnare la figlia a scuola. C'è un giallo, perché Natalina quella mattina esce con un ombrellino color lilla della figlia. Quell'ombrellino successivamente verrà ritrovato a circa 3 km dal porto, in spiaggia. Il telefono di Natalina da quel giorno è spento, non ha soldi e non ha documenti. I familiari ovviamente sono in apprensione. Dov'è Natalina? Perché è andata via di casa? E soprattutto perché non chiama neanche per sapere come sta la figlia, a cui è legatissima. E allora Monica Arcadio, proprio lì, in uno dei punti dove è stata vista per l'ultima volta Natalina qualche tempo fa, dacci gli aggiornamenti, poi so che hai anche una testimonianza importante che faremo ascoltare. A te Monica. Sì, buon pomeriggio Barbara, abbiamo sentito ovviamente familiari in apprensione. Ti dico subito però che per il momento i carabinieri, nonostante siano passati ormai quasi 2 mesi, continuano a indagare per allontanamento volontario, quindi ritengono almeno per ora che Natalina si sia allontanata da casa volontariamente. È ovvio che questo in un certo senso tra virgolette consola la famiglia, perché quantomeno hanno la speranza che Natalina sia da qualche parte e magari in questo momento non abbia voglia di parlare con la famiglia, però magari ascoltandoci si faccia sentire almeno per capire come sta la figlia. Dall'altro lato però la famiglia, io ho avuto modo di parlare a lungo con una delle sorelle, vorrebbe che ci siano degli accertamenti un po' più approfonditi, che quindi anche quella inchiesta, se si dovesse trasformare poi in qualcosa di più ampio, quindi ipotizzare anche un reato, ad esempio il rapimento, possa consentire di fare quegli accertamenti dovuti e più accurati per capire effettivamente che cosa sia successo a Natalina. È così anche perché ricordiamo che Natalina, 41 anni, mamma perfetta, viveva con la mamma e le 3 sorelle e la sua bambina. Quindi chi ha rapito Natalina? Che fine ha fatto? Dove è andata a finire Natalina? Anche perché, ripetiamo, c'è la bimba che la sta aspettando a casa. Tu hai parlato però con una persona, credo si tratti di un barista, che l'ha vista. Sì. L'ha vista in qualche posto, guardate. Passava di qua per scendere giù in via Marina, andava per le sue passeggiate. L'hai vista anche quel giorno, il 17 novembre, il giorno in cui è scomparsa? Sì, è passata anche quel mattino, scendeva, gli ho mandato un caffè, forse non l'ha bevuto perché aveva premura di andare via. Ti sembrava che andasse di fretta quel giorno? Forse rispetto al solito, sì. La mattina l'hai vista comunque sola, come la vedevi in genere? Sì, sempre da sola. Si intratteneva a parlare con qualcuno, ma in modo molto normale, una ragazza tranquillissima. Erano prima delle 6,
6:15, 6:20, ancora buio ovviamente. È l'ultima volta che l'ho visto. E allora, naturalmente, Monica, qualunque novità, qualunque notizia, ricordiamo anche il nostro numero WhatsApp, per favore, la nostra mail, se qualcuno avesse notizie di Natalina, se Natalina in qualche modo, anche in modo anonimo, volesse darci notizie per darle poi alla bambina, alla mamma, alle sorelle, questa è la nostra mail, arriverà anche il numero WhatsApp. Il direttore generale dell'ASP di Catanzaro, dottor Giuseppe Perri, e il direttore sanitario aziendale, dottoressa Amalia De Luca, forniscono alcune raccomandazioni e informazioni utili per la prevenzione dell'influenza stagionale 2017-2018. Sentiamole. L'influenza è una malattia causata da un virus che infetta le vie aeree. È molto contagiosa perché si trasmette facilmente attraverso goccioline di muco e di saliva, con la tosse e gli starnuti, ma anche semplicemente parlando vicino ad un'altra persona o per via indiretta, attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie. Proprio per questi motivi, generalmente si presenta in forma epidemica, cioè colpisce molte persone contemporaneamente, indipendentemente dall'età, dallo stile di vita o dal luogo in cui la persona vive. L'influenza solitamente ha un andamento benigno e si risolve nel giro di pochi giorni, ma in alcuni casi, specie nelle persone anziane o con malattie croniche, può associarsi a complicanze, a volte anche fatali. Ogni anno il Ministero della Salute predispone una circolare che contiene misure di prevenzione e controllo dell'influenza stagionale e l'indicazione delle categorie di persone per le quali è raccomandata e offerta gratuitamente la vaccinazione. Per monitorare l'andamento della malattia è presente un sistema di sorveglianza epidemiologica coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità e realizzato grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale. Il sistema di sorveglianza epidemiologica pubblica rapporti settimanali. Quello riferito all'ultima settimana di dicembre indica che c'è stato un brusco aumento dei casi in tutta Italia. Si contano 11 casi ogni 1000 assistiti. La fascia di età più colpita è la 0-4 anni. La Calabria è una delle regioni più colpite, con una incidenza maggiore del 13,50 casi per 1000 assistiti, e i numeri sono destinati a crescere nelle prossime settimane. La vaccinazione rappresenta così un mezzo efficace e sicuro per prevenire la malattia e le sue complicazioni. È comunque fortemente raccomandato seguire alcune precauzioni generali, come evitare luoghi affollati e manifestazioni di massa, lavare regolarmente e frequentemente le mani con acqua e sapone. In alternativa possono essere usate soluzioni detergenti a base di alcol o salviette disinfettanti. Evitare di portare le mani non pulite a contatto con occhi, naso e bocca. Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce o si starnutisce e gettare il fazzoletto usato nella spazzatura. Aereare regolarmente le stanze dove si soggiorna. Una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie è essenziale per limitare la diffusione dell'influenza. L'azienda sanitaria di Catanzaro, per fronteggiare l'emergenza, ha chiesto la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per favorire il più possibile la gestione dei casi a domicilio e, in previsione dell'aumento degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri in ospedale, ha predisposto un apposito piano, prevedendo una maggiore disponibilità di posti letto, con ricorso anche al differimento dei ricoveri programmati non urgenti. Partono operatori per il servizio civile a Torrianova. Sentiamo sulle funzioni dei nuovi operatori. Al via il progetto di servizio civile Nuovi Orizzonti Solidali del Comune di Torrianova. Nel corso di un incontro che si è tenuto presso il municipio sono state infatti avviate ufficialmente le attività che vedranno impegnati per i prossimi 12 mesi 8 volontari. All'incontro con i giovani volontari che vivranno un'importante esperienza formativa hanno preso parte il sindaco Fabio Scionti, l'assessore alle pari opportunità Raffaella Ferraro, il responsabile del terzo settore del comune Andrea Canale, il dirigente scolastico Giuseppe Loprete. Il progetto a carattere assistenziale riguarda i disabili, adulti e minori portatori di handicap. L'intervento che verrà attuato tramite il lavoro dei volontari mira quindi a supportare le fasce più deboli della cittadinanza, ponendosi come servizio di solidarietà volto a soddisfare alcune esigenze dei soggetti disabili e dei ragazzi in età scolare. Il comune di Torrianova, attraverso un'indagine
indagine condotta dall'assessorato alle pari opportunità, ha acquisito un quadro dettagliato dei bisogni dei soggetti portatori di handicap residenti nel territorio comunale, alla luce dei bisogni emersi dalla nostra indagine, afferma l'assessore alle pari opportunità Ferraro, l'ente si impegnerà attraverso il progetto Nuovi Orizzonti Solidali a creare concreta sinergia tra soggetti istituzionali, organizzazioni e associazioni, con lo scopo di realizzare un'azione sistematica di solidarietà sul territorio. Si tratta di un'occasione importante per l'ente, sottolinea invece Fabio Scionti, sindaco di Taurianova, che ci consentirà di implementare la nostra azione sul fronte dei servizi sociali e dare un aiuto concreto alle fasce più deboli e svantaggiate della cittadinanza, che hanno oggi più che mai bisogno di interlocutori istituzionali e di sistemi di assistenza. Domani giovedì 11 dalle ore 16 alle 19.30 presso il Palazzo della Cultura di Locri, convegno dal titolo L'affidamento dei figli, un diritto a macchia di leopardo. Venerdì 12, 10.30, Castello Carafa-Roccella, convegno Fare turismo in Calabria, tracce per un modello. Venerdì 12 dalle ore 18 alle ore 24 presso il Liceo Classico Olivetti di Locri, manifestazione nazionale La Notte del Liceo Classico. Poi venerdì 12 gennaio alle ore 16 a Sant'Ilario di Lognogno, convegno sul tema Pozzi e Fontane nella polis magno-greca. Poi domenica 14, 10.30 presso la Chiesa del Sacro Cuore a Sant'Ilario di Lognogno, 104esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Sabato 27, 16.30 presso Palazzo Amadori Gioiosa Ionica, lo scrittore Domenico Dara farà tappa nella cittadina ionica per presentare il proprio romanzo Appunti di meccanica celeste. I titoli delle principali testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, è il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, vedete già il quotidiano edizione di Reggio Calabria che riserva questa apertura tutta dedicata alla cronaca, i 169 arresti di ieri, una tela tra politici e clan, dunque 169 arresti, coinvolti tre sindaci, uno è il presidente della provincia di Crotone, Parrilla. Affari realizzati per 25 anni tra Calabria e Germania, dai Farao Marincola di Cerò. Pane, pizza, vino, imposte ai ristoranti tedeschi, il business dei rifiuti e il progetto sull'Ilva. L'ex discoteca diventata centro per minori stranieri, quei punti di contatto con la vicenda Calabria Verde. Come ogni mercoledì, spazio da parte del quotidiano all'interno al Diario della Memoria, oggi il ricordo di Cesare Casella. Mi sono rifatto una vita, ma è giusto non dimenticare, dice Casella, il ricordo del sequestro e di quei 743 giorni di prigionia in una buca. Caso Roccisano a tenere banco la politica regionale, Oliverio gioca a scarica barile. La CGIL critica il licenziamento dell'ormai ex assessore. Porto di Gioia Tauro, la CGIL fa pressing sulla politica. Per il sindacato il gateway ferroviario garantirà solo in parte la rioccupazione dei lavoratori, ex MCT. Lo Giacco afferma bene la ZES, ma è necessario fare presto e coinvolgere tutta l'area. Chiudiamo con Gazzetta del Sud, vedete la stangata all'Andrangheta, 169 arresti, l'imponente operazione di ieri, sbaragliato il clan Farao Marincola da Crotone, Cosenza e Catanzaro, aveva esteso i suoi tentacoli fino alla Germania. In carcere i sindaci di Cerò Marina e Strongoli, sequestrate 57 società, appalti pilotati e affari in mezza Europa. L'operazione si chiama Stige. Il taglio alto, titolo sottotestata, ancora la cronaca, dirigente comunale nel Merino, bruciato il portone di casa dell'avvocato Demetrio Barreca, falcomatà il sindaco solidale. E ancora regione, in arrivo tagli agli stipendi dei dipendenti, qui palazzo del Consiglio regionale, palazzo Campanella che finisce ancora una volta nel mirino. La faida di Oppido, siamo a spalla con gli occhielli di Reggio e provincia. Erinni, iniziato ieri il giudizio d'appello. Villa San Giovanni, il commissario andrà a Roma per il polmone di stoccaggio. Condofuri, sabato fiaccolate a ricordo di Antonella. E poi Caulonia, Ilenia Mazzà che appare in questa foto, canterà a casa Sanremo. Baby cantante Ilenia Mazzà, dunque, sarà presente a Casa Sanremo 2018. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti, rimanete con noi, situazione meteo tra qualche secondo per quanto riguarda naturalmente le condizioni meteo. Il tempo nelle prossime ore in Calabria.
Subito cartina del tempo perché sono in arrivo piogge temporali, vedete la nuvolosità che sta attraversando la parte ionica e tirrenica della nostra regione nelle prossime ore, dunque piogge diffuse per questa nuova perturbazione che sta colpendo la Calabria e tutto il centro meridionale. Le temperature saranno stabili. Grazie per il gentilissimo ascolto. Giornale che finisce qui, grazie per l'attenzione. Riepilogo. L'Ndrangheta faceva affari in mezza Europa, approfondimenti su Stige. Precari, la regione ha una nuova legge. 18 milioni per le scuole e riformulate le graduatorie. Fermato l'uomo che ha aggredito la suocera dell'assessore Tucci. Influenza, regole dall'ASP per evitarla. Filmato ieri dai presidenti Tribunale Ordine Forense, Locri, protocollo giudici avvocati per processi più efficaci.